ritenendo che qualsiasi disciplina si interessi dell'uomo debba necessariamente confrontarsi con il tema della complessità, che la comunicazione e qualsiasi forma di linguaggio siano azioni assai complesse e che l'autismo rappresenta, quantomeno nella mia esperienza clinica, la patologia più complessa con la quale un terapeuta si trovi a confrontarsi, ho scelto nel mio intervento di centrare l'attenzione sugli elementi più semplici e basilari di qualsiasi costruzione ritmica o funzione linguistica che hanno valore di presupposti. Mi riferisco ai concetti di presenza-assenza. In uno sforzo simbolico, tali concetti aiutano a definire, infatti, sia il linguaggio musicale, in ordine all'esperienza suono-silenzio, sia quello verbale, in ordine all'esperienza produzione-recezione-contenitore-contenuto. E poiché non esiste alcuna forma di linguaggio, né musicale, né verbale, né altro, di altro tipo, che non sia generata dall'esigenza di superare i confini noti per introdursi in un altrove ancora sconosciuto, il concetto di cui parlo può simbolicamente evocare anche l'esperienza sé altro da sé. In un setting di musicoterapia attiva, dove gli strumenti del processo clinico sono il suono, la musica e il movimento, l'alternanza presenza-assenza, grazie, e l'alternanza suono-silenzio, presenza-assenza, rappresenta per il bambino con autismo l'obiettivo prioritario sul quale costruire nel tempo il dialogo sonoro vero e proprio. È la conquista di un ritmo semplice, senza il quale però in un setting come il mio non si darà alcun'altra forma comunicativa. Occorrono numerose sedute nel corso delle quali i pazienti e il musicoterapeuta si incrociano più e più volte, tentando di riconoscersi all'interno di territori spesso caotici, sicuramente frammentati, a volte troppo fluidi, a volte troppo solidi. In termini più segnatamente musicali, avviene che il musicoterapeuta tenti di individuare un tema, quello del paziente, la sua musica, i suoi ritmi, quello che nella mia cornice teorica di riferimento viene indicato con il termine ISO, identità sonoro-musicale, e tenti di introdurre in quel tema la dimensione del vuoto, nella volontà di accompagnare il paziente in una esperienza di attesa e previsionalità. In abitare l'assenza, gli autori scrivono: nella biografia del bambino autistico vi è un momento in cui l'organismo non acquisisce o perde il suo ritmo, che diviene fluido, sempre più vischioso, fino a diventare un blocco in cui il tempo è coagulato. È un tale fenomeno di bloccaggio, di pietrificazione e di interruzione del ritmo, si pensi alle forme ecolaliche, di segmentazione ritmica dello spazio, si pensi alle stereotipie, ciò che caratterizza fenomenologicamente la maniera di essere autistici. Nel video che stiamo vedendo, i bambini vivono lo strumento musicale in modo incistato, cioè come prolungamento del proprio corpo. Siamo in un'esperienza sensopercettiva, vibrotattile, esplorativa ma non organizzata, ed è chiaro che la capacità di tollerare il vuoto e la pausa sono ancora prevalentemente autoreferenziali. Il terapeuta e l'oggetto sono vissuti infatti dai bambini come prolungamento della propria sensorialità. L'obiettivo terapeutico è qui semplicemente stare insieme, nell'intenzione che da quell'esperienza si possano creare semanti su cui poi costruire simboli. Vedete che i bambini non arrivano a usare in modo del tutto funzionale il timpano e le terapeute accompagnano con l'esperienza del mondo, stimolando intenzionalmente alcune integrazioni, vibrotattile, oculomanuale e tattile cinestesica. Ora la bambina fa esperienza di una primordiale differenziazione tra sé e il mondo, proprio grazie a un uso non funzionale dello strumento. È infatti in piedi sulla membrana del timpano. La terapeuta non inibisce questo momento in nome di una ipotetica ma fallimentare strategia educativa e o di adattamento al contesto. Le è ben chiaro piuttosto che la conquista evolutiva è qui proprio la percezione di quello che Stern definisce il sé corporeo. Vedremo ora
una delle sedute iniziali di una bambina con autismo di grado severo, non verbale, avvolta in una sensorialità che assumeva prevalentemente la forma di un ininterrotto movimento. Con lei non solo non era possibile introdurre la stasi, ma alcun tipo di spazio vuoto. Nei momenti in cui si fermava con il corpo, cercava spasmodicamente la contiguità fisica con oggetti, con il muro o con il mio corpo, e continue erano le scariche motorie all'interno di un inefficace controllo degli impulsi. Il momento che vedremo è a circa metà della seduta ed è successivo a una importante agitazione psicomotoria nel corso della quale la bambina aveva percosso caoticamente alcuni strumenti e corso afinalisticamente per la stanza, riempiendo sia sotto il profilo acustico che cinestesico lo spazio. Poi si era fermata. Ammettevano ancora una demarcazione tra dentro e fuori, dove esisteva un tutto indifferenziato, dove non era possibile uno spazio relazionale, perché non esisteva ancora la capacità di tollerare il silenzio, il vuoto, il non me. State osservando che nonostante la stasi non ci sono vuoti. Io e lei siamo in quella che io definisco bolla sonora, ma che Anzier, in modo più autorevole, chiama bagno sonoro. Sentite che non sono tanto i suoni organizzati in semplici melodie a realizzare l'incontro, quanto l'esperienza di assenza di peso, nella quale stiamo, in un tutto indifferenziato, all'interno di un movimento cullante senza presa sul reale, che dà piacere a entrambe ma che non veicola alcun significato se non quello di sentire insieme. Lo smontaggio sensoriale di cui il bambino autistico è portatore, di cui abbiamo sentito parlare questa mattina diverse volte fino ad ora, produce qui un incontro, ma non ancora tra individui, tra quelli che Marcellì piuttosto definisce, a mio avviso efficacemente, aggregati. La melodia, la ritmicità, la cinestesia che avete avuto modo di osservare ed ascoltare realizzano una sintonizzazione degli affetti. Sotto il profilo dello sviluppo linguistico invece ricreano i tratti sovrasegmentali della comunicazione. In un setting musicoterapico accade che anche le stereotipie possono assumere la funzione di eventi acustici che realizzano un incontro. In questo modo il paziente fa l'esperienza di essere riconosciuto come individuo, anche grazie alle proprie bizzarre singolarità. E in termini clinici il terapeuta fa l'esperienza di trattare una persona e non un'etichetta diagnostica. Una delle stereotipie che rendeva unica la bambina del precedente video era un movimento oscillatorio dell'avambraccio, spesso realizzato davanti agli occhi, tipo questo. Il mondo per lei era in continuo movimento e la coazione a ripetere questo movimento definiva una strategia difensiva che dovevo rispettare. Nel tempo aveva scoperto che quel movimento poteva produrre dei suoni, quando cioè riusciva a canalizzare le energie e trattenere nel palmo della mano un battente e contemporaneamente a collocarsi nello spazio controllando la propria postura per rimanere in una funzionale inclinazione rispetto allo strumento. Il video che vedremo mostra un tentativo di sincronizzazione ritmica basato proprio su questo movimento oscillatorio. Vedrete e sentirete che la produzione della bambina viene rispecchiata e amplificata. Successivamente alcune piccole variazioni dinamiche e agogiche hanno l'intenzione terapeutica di approdare alla rottura del continuum ritmico per lavorare sulla regolazione. Nella fase conclusiva del video avviene per pochi secondi uno squarcio all'interno di una percussività che sembrava cancellare le individualità.
è l'inizio di un dialogo. Il silenzio, l'assenza e il vuoto trovano allora una iniziale collocazione e rappresentano quel contenitore nel quale la pensabilità e la previsionalità generano la relazione. La musica di Giuseppe è il titolo con il quale all'interno dell'Equipe ci riferiamo al video conclusivo del mio intervento. Come vedete è una seduta di gruppo. I bambini fanno esperienza di un'identità sonora di gruppo attraverso l'individuazione da parte del musicoterapeuta di un ritmo comune nel quale vengono inglobati i vocalizzi prodotti da alcuni di loro in forma gergolalica. Come vedete, anche se in grado diverso, ma tutti i bambini partecipano alla piccola orchestra. Il vuoto e la pausa qui vengono giocosamente imposti dal terapeuta e giocosamente accettati dai bambini. Nella fase finale si realizzerà, vedrete poi manderemo una parte appunto con l'audio, un protodialogo e sentirete che il gruppo amplifica a turno la modalità percussiva di due differenti bambini ed è ancora l'esperienza me, altro da me, arricchita qui dal valore della socialità. E vi chiedo di fare attenzione, casomai poi ve la sottolineo, alla produzione sonora che veicola la singolarità e l'unicità di ciascuno dei due bambini. Il primo, Mattia, più veloce ed energico. Il secondo, appunto Giuseppe, la cui percussione è più lenta e evanescente. Questa è la parte preparatoria. Thank you.
ci sarà l'applauso finale. Prendiamo qualche secondo di senso di questo. E riportandovi una interessante definizione di quello che è la visione del musicoterapeuta di un autorevole autore. La visione del musicoterapeuta del bambino, no? Con autismo. E l'autore è Augusto Romano. È la musica un organismo vivente, per quanto sfuggente e indecifrabile. Se sentiamo l'altro come musica, allora egli diventa per noi una realtà, un valore affettivo e quindi un obbligo morale. Altrimenti resta un aggregato di segni e sintomi, tutti singolarmente interpretabili, ma come un esercizio accademico, senza musica e senza anima. Grazie.